ringrazio di essere venuti qua oggi pomeriggio. Abbiamo voluto fare un evento anche a Vimercate in cui presentare dalla prima voce di Davide e Daniele, che si prestano ormai a portare a questo roadshow di alcune delle iniziative di usarle tutte e due per del governo del cambiamento. Devi usarle tutte e due la problematica. Che riguardano reddito di cittadinanza. Allora devi far così. Ritengo che siano due provvedimenti assolutamente importanti, non tanto perché esauriscono la risoluzione di tutti i problemi che abbiamo, perché su questo credo che la strada sarà ancora lunga e me lo potreste sottolineare benissimo voi, perché qualunque situazione, qualunque contesto ha le sue particolarità, per cui c'è sempre qualcosa da fare, nonostante si sia già messo male. Ma io credo che sia molto importante perché traccia una nuova linea di azione. Mentre fino a qualche mese fa sembrava che le imposizioni d'Europa fossero una cosa dovuta, improbabile, inviolabile, una sorta di dogma religioso di cui si può fare a meno, adesso si comincia a ragionare sul fatto che il primo obiettivo sia quello di pensare alle persone. Ovviamente il terreno se ne è perso tanto. Ci sono delle norme che sono entrate in Costituzione che vincolano alcuni equilibri finanziari, per quanto i termini che ho appena detto possano sembrarci distanti, poi hanno una ricaduta direttamente sulle nostre vite, sulle nostre attività professionali, sulle nostre tasche e sulle possibilità che abbiamo di crescere anche come paese, ma non tanto come paese secondo questi criteri che ormai ci hanno abituato a pensare come divini, quali il PIL o altro, ma crescere proprio come benessere e come capacità di sviluppo che porti al bene comune, non solo alla ricchezza di pochi. Il tema, come capite, è ovviamente molto grande. Io lo introduco volentieri, anche perché come amministrazione di Vimercate, quando ho iniziato il mio mandato, ci siamo posti una serie di problemi, una serie di volontà di far qualcosa su tanti temi. Quello della pensione, ovviamente, era assolutamente fuori dalla nostra portata, quindi il quota 100 non poteva che essere un provvedimento a livello di governo. Sulla questione del reddito di cittadinanza abbiamo provato a fare qualcosa nel nostro piccolo. Ovviamente abbiamo sperato, crociato le dita, che qualcuno ci venisse in aiuto dall'alto e questo è successo. Ma abbiamo provato a fare una rivisitazione di alcuni strumenti che già esistevano. Ricordo che quando sono diventato sindaco esisteva il famoso Fondo Città Solidale, uno strumento creato anche in collaborazione con la Caritas Ambrosiana per cercare di intervenire su quelle situazioni di sofferenza economica legate alla perdita del lavoro. Bene, era uno strumento che era nato con un obiettivo preciso, uno statuto abbastanza rigido, abbastanza preciso, e nel corso di qualche anno la situazione era completamente mutata, non riusciva più ad essere efficace. Sostanzialmente i bisogni si erano spostati e lo strumento non riusciva più a cogliere. Abbiamo deciso di provare a sperimentare un intervento che somigliasse a quella che era un po' la nostra idea di reddito di cittadinanza. Quindi anziché andare a pagare le bollette o le spese primarie a chi lamentava la perdita del lavoro e lasciare la situazione come un tampone momentaneo, abbiamo cercato di dotare questi fondi, col contributo importante da parte dell'amministrazione comunale, su borse lavoro. Cioè la persona che è in difficoltà economica gli si paga un appoggio di tipo piccolo stipendio e gli si cerca una collocazione in termini di borse lavoro, quindi un impegno non eccessivo, non inquadrato in sostituzione di un lavoro dipendente, ma che questa persona possa fare qualcosa per ragione di quello che prende. Siamo riusciti in questo modo a creare alcune borse lavoro, l'importo era circa 450-500 euro al mese, 16 euro a settimana di impegno. Alcune di queste persone non avevano, proprio per motivi oggettivi, possibilità di essere poi assunte, quindi abbiamo trovato modo di farle, di impiegarle o attraverso il comune o attraverso cooperative che potevano dare questo tipo di disponibilità. Altre invece, pur essendo in una situazione di grande difficoltà di trovare lavoro, avevano le caratteristiche per, e di questi alcuni siamo riusciti a inserirli. Quindi su questo abbiamo avuto il nostro piccolo successo, 4-5 persone nel corso del progetto, su una trentina, 40 di quelle che abbiamo trattato, passatemi il termine, alla fine di questo percorso sono state assunte. Quindi questo per noi è un successo perché ha portato da una parte a poter mettere a disposizione risorse per le persone che hanno bisogno,
dall'altra a vedere che una volta entrati in contatto con le aziende, dimostrato di essere in grado di svolgere delle mansioni lavorative, pur essendo in situazioni in cui magari nessuno gli avrebbe dato credito all'inizio, hanno potuto dimostrare di essere in grado di lavorare e di poter entrare nel mondo. Quindi questo per noi è un piccolo segnale sul fatto che queste misure funzionino, che l'aiuto dato sia a chi deve cercare di offrire posti di lavoro, sia chi deve cercare lavoro con un sostegno economico, può funzionare. Quindi io con questo veramente ringrazio della presenza di Daniele e di Davide e lascio loro la parola per raccontarci invece qual è la misura assolutamente di più ampia portata che siamo riusciti a mettere a punto con il governo. Buongiorno a tutti. Reddito di cittadinanza, lo conosciamo tutti ormai bene perché in queste ultime settimane ne abbiamo parlato veramente tutti, però cerchiamo di ripassarlo un po' e soprattutto vedere cosa c'è dietro, perché si usano queste cifre, a quante persone dovrebbe andare e le ragioni per cui è nato il reddito di cittadinanza. Si sa tutto benissimo perché ci sono persone in difficoltà, però forse qualche analisi in più anche sul lato lavoro e sul lato liberalizzazione del mondo del lavoro, forse vale la pena accendere qualche faro. Con Davide ce ne siamo occupati ormai da anni, dal 2013 che ne parliamo, ci siamo messi giù a farlo e ci abbiamo messo parecchio tempo nella scorsa legislatura a chiudere la proposta di legge. E quest'anno, grazie comunque anche all'aiuto di chi sta al governo, insomma, sono riusciti a rielaborare quella proposta, a rifarla e a farla secondo me anche in modo più performante, nel senso che i paletti sono sicuramente tanti per poter accedere alla misura, però il fatto che comunque già 900.000 persone abbiano fatto la richiesta è un buon segno, perché dietro a queste 900.000 persone ci sono 900.000 nuclei familiari, che equivale circa a 2 milioni qualcosa di persone sicuramente, quindi siamo quasi alla metà, contro invece le percentuali del REI che invece erano molto più basse, la misura che c'era prima, che sappiamo tutti benissimo che aveva delle potenzialità anche in termini economici per le persone molto inferiori, è stata veramente utilizzata e richiesta da poche persone. Quindi questo è già un primo successo, adesso vedremo con le approvazioni di queste richieste e poi con le erogazioni come andrà. Allora, entriamo tutto nel dettaglio. Da dove nasce tutto? Allora, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è il documento che si avvicina di più alle esigenze delle persone, che è di più ampia portata perché è a livello europeo e stabilisce appunto quali sono i diritti delle persone, che devono essere tutelati dagli stati appunto per ciò che riguarda l'assistenza sociale e l'assistenza abitativa. In che modo? Attraverso le modalità stabilite del diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Quindi l'Europa chiede alle nazioni di fare qualcosa per chi ha bisogno. Lo chiede però in modo, secondo me, un pochino leggero, perché non è mai stata approvata una direttiva vera e propria che obbligasse gli stati a fare qualcosa. Sappiamo benissimo che quando non si rispetta una direttiva poi iniziano le procedure, i famosi EU pilot, e poi piano piano si va verso l'infrazione. Qui invece non c'è nulla, quindi si chiede agli stati di fare, ma in realtà non c'è nessuna sanzione per chi non adempie. E infatti in Italia ci ha messo un po' di tempo, se siamo dovuti arrivare noi a qualcosa di estremamente, diciamo così, efficace rispetto a quello che c'era prima. In Europa che cosa succede? Scusate, una cosa in Italia, che cosa succede? La riga azzurra, quella comunque con il tratteggio rosa, fucsia, è la disoccupazione. E vedete come è cresciuta parecchio negli ultimi anni e proprio negli ultimi due anni è scesa un po', però dovremmo vedere bene se è scesa realmente o no, perché non è basato sulle ore lavorate, ma sui contratti fatti. Comunque, come vedete, la tendenza negli ultimi anni, dal 2005 al 2017, è crescente. È crescente come l'ultima riga rossa, più in basso, più corta, quella che era dal 2005 al 2017, che rappresenta la povertà assoluta. E anche in questo caso, come vedete, il trend, diciamo così, la tendenza è praticamente identica a quella della disoccupazione. Quindi cosa vuol dire? Che disoccupazione e povertà assoluta vanno di pari passo. Però c'è qualcuno che è andato oltre e ha voluto vedere se è solo un problema di disoccupazione o se c'è qualcos'altro. E l'hanno fatto degli studiosi in Europa. Hanno analizzato questo indice che rappresenta la grande deprivazione materiale,
è l'indice di grande deprivazione materiale, che rappresenta la famiglia in stato, diciamo così, di povertà quando non riesce a fare quattro di queste cose, che potete vedere tranquillamente benissimo. Quattro di queste cose. Allo stesso tempo hanno guardato un'altra cosa molto importante a livello di ogni nazione, questa, cioè l'indice di liberalizzazione del mercato del lavoro, e in pratica si stabilisce quanto è liberalizzato il mercato del lavoro in ogni paese, e lo si fa attraverso la verifica se vi è o non vi è, o non, se vi sono o non vi sono alcune tra queste cose, come ad esempio le regole relative alle assunzioni, punto 4, la regolamentazione relativa al numero di ore lavorate, ad esempio punto 6, modalità di reclutamento, eccetera eccetera. Insomma, sono cose che ogni paese dovrebbe avere, a seconda di come sono stabilite queste cose si capisce se in un paese è più o meno liberalizzato il mercato del lavoro. E quindi cosa hanno visto? Hanno visto che anche in questo caso povertà, che sarebbe la linea, la percentuale di lavoratori in stato di povertà è la riga, come detto, quella continua, mentre la linea tratteggiata rappresenta proprio la percentuale, l'indice di liberalizzazione del mercato del lavoro. E come vedete, in Europa è cresciuta sia la liberalizzazione del mercato del lavoro ed è cresciuta anche il numero di lavoratori poveri. Che cosa vuol dire? Che più è liberalizzato il mercato del lavoro e più praticamente siamo poveri. E questo non va bene. Quindi bisogna intervenire su diversi fronti. Uno, cercare di creare lavoro e dare lavoro a tutti, che è la cosa più importante. Ma bisogna dare un lavoro serio, e quindi non un lavoro troppo precario, perché la precarietà è da un contributo notevole verso la povertà. Sembra un paradosso, anche io ci ho messo un po' a capirlo, però lo dicono questi studiosi, che praticamente in un nucleo familiare dà un contributo maggiore verso la povertà un lavoro precario rispetto a una persona in stato di disoccupazione. Sembra veramente un paradosso, ma è così, perché probabilmente il disoccupato ha magari più speranze di trovare un posto di lavoro serio rispetto al precario, comunque legato a lavori e lavoretti, e quindi non si riesce magari a sganciare da questo chiamiamo così ricatto del lavoro precario. E insomma, quindi bisogna fare cose in questo senso. Qualcosa abbiamo già fatto con le attività, qualcosa stiamo facendo con la rete di cittadinanza, e piano piano speriamo di rendere veramente più regolari i contratti di lavoro, se no non se ne esce. Siamo quindi arrivati alla rete di cittadinanza, leggiamo solo gli obiettivi principali, quali sono, per giù in basso: contrastare la povertà e le disuguaglianze, aumentare l'occupazione, logicamente. Purtroppo aumentare l'occupazione non è una missione della BCE, scusate se basso i temi di finanza, però ad esempio la nostra Banca Centrale Europea, che dovrebbe veramente servire e avere come finalità quella della massima occupazione, purtroppo ha come finalità quella della tenuta sotto un certo livello dell'inflazione, ma non pensa all'occupazione, cosa diversa rispetto invece alla Banca Federale Americana. Qui dobbiamo per forza aumentare l'occupazione e poi migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che è quello che farà appunto la piattaforma del diritto di cittadinanza, che purtroppo ancora adesso comunque non è ancora portato, si trova veramente poco. Le altre slide vedrete le scritte in blu elettrico e le scritte in verde. In blu elettrico sono le modifiche che abbiamo fatto durante la discussione al Senato, invece in verde quelle che abbiamo fatto alla Camera. Poi è tornato la proposta di legge, è tornata al Senato e l'abbiamo fatta definitivamente. Chi ne ha diritto? Qui vado veloce perché un po' queste cose sicuramente le sapete già. Tutte le persone che siedono in Italia però da 10 anni, quindi gli ultimi 2 anni via continuativa, l'ISE deve essere inferiore a 1.360 euro ed è un valore fisso, a prescindere dal nucleo familiare. Reddito familiare deve essere inferiore a 6.000 euro per il singolo, e questo 6.000 euro può crescere a seconda della scala di come è composto il nucleo familiare. Il patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non può essere superiore a 30.000 euro annui, a 30.000 euro, ho aggiunto anni ma non c'entra, questo è un errore. Patrimonio immobiliare deve essere inferiore a 6.000 euro. Patrimonio immobiliare sarebbero conto in banca, titoli, cose del genere. Comunque 6.000 euro per persona, anche in questo caso cresce a seconda di come è composto il nucleo familiare. Certificazione da parte dei terzi, questa certificazione viene chiesta agli stranieri, però non a tutti, solo a quelli che arrivano da paesi dotati di una certa pubblica amministrazione che è in grado di certificare.
deve arrivare un decreto attuativo con il quale appunto vengono stabiliti i criteri con cui sono scelti questi paesi. Un focus sul patrimonio mobiliare che è molto importante. Allora, abbiamo detto 6.000 euro per il singolo, però può crescere di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare fino a un massimo di 10.000 euro. Superata i 10.000 euro per le famiglie con tanti figli, si è aggiunto 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Un po' articolato, però comunque ci fa capire che si è cercato di fare possibile per andare incontro comunque alle famiglie con più figli. I prezzi massimali sono ulteriormente incrementati con 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizioni di disabilità grave. E quindi anche in questo caso si è cercato di fare qualcosa per le persone che hanno appunto queste sfortune. A quanto ammonta? Ecco, i famosi 780 euro. Vediamo bene da dove arrivano. Perché 780 euro? Allora, per il singolo, logicamente, è la soglia del rischio di povertà, che è riconosciuta a livello europeo. Quindi non è né la povertà assoluta e non è neanche la povertà relativa, che sono due indici che usiamo di solito a livello nazionale. Questa scala è un pochino più riconosciuta, diciamo così, un pochino più consolidata a livello internazionale. 780 euro è basato, arriva dal reddito, da questo indice che proviene dal reddito mediano. Il reddito mediano è il reddito raggiunto almeno al 50% della popolazione. Ok. Preso questo reddito mediano, che in Italia era 15.600 euro qualche anno fa, non so se è cambiato molto, si calcolano i 6 decimi e si trova la soglia del rischio di povertà. Quindi 15.600 euro diviso 10, cioè 6, e poi diviso 12, perché per calcolarlo mensilmente, si trovano appunto i 780 euro. 780 euro quindi tiene conto di tutto, ok? Non è povertà assoluta dove c'è solo il paniere dei beni e servizi necessari per vivere, c'è dentro anche la casa. È una cosa che non avevamo fatto nella scorsa legislatura, ma è stato fatto in questa. Quindi, le 780 euro dobbiamo capire che sono i soldi necessari a una persona per vivere, quindi per comprarsi da mangiare, per intenderci, per vestirsi, ma anche per la casa. E quindi se una persona ha già la casa, poi lo so. Scusi. Ha ragione. Però purtroppo sono queste le scale e sappiamo che si farebbe molta fatica, però gli indici sono questi. Quindi per i proprietari, per le persone che hanno già una casa, ai 780 euro vanno tolti 280, che danno 500 euro. Cioè, vediamo che quei 280 euro sono vincolati a pagare l'affitto della casa. Il Davide Tripiedi, che è affittuario, paga 500 euro di affitto al mese. Da quei 780 euro togliamo 280 e li mettiamo per pagare l'affitto, gli altri 500 che restano è per campare e mangiare. È poco? Nel REI erano 186 euro e il 40% delle persone che avevano, il 60% delle persone che avevano diritto non avevano fatto manco richiesta. Quindi è un passo avanti, è poco. Però vediamo per un passo migliaia. Allora, poi bene, questo sono 780 euro, però solo per la parte che riguarda il reddito, quindi 500 euro, non i 280, vanno moltiplicati per una scala di equivalenza che rappresentano un nucleo familiare. Logico, il calcolo ideale, basico, dovrebbe essere 500 per i componenti di nucleo familiare, ma così si andrebbe oltre, perché in famiglia comunque un pochino si risparmia. Quindi, questa scala di equivalenza come è composta? È composta in questo modo, che la prima persona adulta vale una unità, la seconda e le successive persone adulte valgono 0,4 e i minori valgono 0,2. Però comunque è stato poi messo un tetto a questa scala, il tetto è stato messo a 2,1. È stato poi aumentato alla Camera dei Deputati a 2,2 se vi sono persone non autosufficienti o forse sono con disabilità grave. Quindi che cosa vuol dire? Che 500 euro lo si moltiplica al massimo a seconda di come composto il nucleo familiare per 2,1 si arriva a 1.100 e poi eventualmente con 2,2 1.150 e poi appunto si aggiunge la parte per l'affitto o per il mutuo. Di fatto vediamo qua, con 280 euro di prima sono 280 se si paga l'affitto, ma sono 150 per il mutuo. Voi vedrete perché
non lo so, perché probabilmente chi ha avuto magari si pensa, essendo proprietario di casa, che magari sta un pochino meglio di chi ha finto, si pensa, lo so. La questione vera è questa, la questione vera è, signora, se io pago il mutuo, la casa a me mi rimane a me, e quindi ho un bene mobile che rimane a me. Se io pago l'affitto, no, a me non rimane nulla, e a quell'altro invece ha capito qual è il bilanciamento. Allora, il bene immobile rimane a me se pago l'affitto o no. Quindi se io rischio di non pagare l'affitto, sono tagliato fuori dai canoni, perché rimango in mezzo alla strada, mentre con la banca è un po' più di garanzia, e quello di hai un po' più di garanzia, non ho detto che sei al sicuro, ho detto che è un po' più di garanzia, nel senso la possibilità di reazionare il mutuo, la possibilità di ci sono tante cose che vertono su quel punto là. E anche di fartelo migliorare, se ogni tanto che si non paga, sì, non è familiare, non pago da 10 anni, poi c'è anche le spese condominiali, quindi è un po' peggio dell'affitto, no? Dipende molto. Allora, in Italia c'è l'80% su proprietari locali, noi abbiamo 5, magari non abbiamo da mangiare, però abbiamo i muri, loro devono andare in muri come me e mangiare quei muri, trattare i muri, hai capito? Perché io non ho reddito per vivere, anche se c'è gente che non sa dove andare a dormire, perché e ho capito, però non è per quello, quello oltretutto il reddito mediano secondo me è calcolato sulla base di cui, cioè è sbagliato, se è mediano. Sì, ho capito, però scusate un attimo, c'è un'evasione, una, diciamo, un sommerso della ricchezza italiana pazzesco, per cui se quella 780 lì non servono a niente, chi è che vive con 780 euro al mese oggi? Chi? Dimmelo, chi? Signora, lei prima ha detto che aveva bisogno, no? Certo, certo. Allora, che cosa è venuta a fare se non ha bisogno di questa cosa? Io ho 61 anni, trovatemi lavoro, io non voglio il reddito di cittadinanza, okay? Non voglio né il reddito né la pensione di cittadinanza, però voglio vivere e non voglio morire. Io lo ridico. E non voglio che sia 168 euro il costo per moltiplicare la rendita catastale, perché il mio ISEE schizza 18.000 euro. Scusate, ok? Perché sono ricca, non sono ricca io, ok? È Renzi che ha messo quella stupidata di legge. L'obiettivo di questo momento è quello di condividere questo. Ho capito, però ragazzi, facciamo qualcosa, perché i 5 Stelle vanno, cioè, finiscono. Lei, signora, è già giunta alle conclusioni. Hai capito? Ciao, ci risolviamo i problemi sono questi. Ci sta salutando. Sì, no, nel senso io sono una di... cioè una attiva, sono sempre stata molto attiva. Fin troppo, signora, ci lasci almeno questa presentazione. Lei è già arrivata oltre, quindi ci lasci. Io ho parlato anche con so Beppe che Grillo. Lei conosce benissimo Beppe Grillo, questi ragazzi, ecco, sa esattamente. Non facciamo le cose, non facciamo parole basta, perché una volta che uno arriva al potere pensa ai suoi soldi e non pensa veramente alla gente che ha i soldi. Da 6 anni in Parlamento e ancora non c'è una casa, quindi vedrai, ecco, bravo. Lei che dica a me che pensa che noi pensiamo a noi, io non lo accetto, bravo. Perché qua ci sono 2,5 milioni di persone che usufruiranno di questa roba qua, e se lei sputa addosso sono 2,5 milioni su 60 qua, milioni di abitanti, i poveri sono 5 milioni, signora. 5 milioni, 5 milioni di poveri, 2,5 milioni di persone hanno fatto richiesta. Perché se guardate l'ISEE come lo guardate, secondo voi io non sono, ma l'ISEE si calcola non solo per il reddito di cittadinanza, è un calcolo che viene fatto per tutte le scale di equivalenza sui pagamenti, deve pagare, che ne so, su cosa si viene fatto? Sulla aliquota ISEE. È quello, non è che abbiamo detto facciamo l'ISEE perché ce lo inventiamo noi, perché è il calcolo primario per accedere ai beni e ai servizi. Ho capito, ma da l'ISEE dovete togliere però il calcolo della prima casa, perché questo si era detto, che la prima casa non sarebbe stata calcolata, ok? Voi avevate detto questo, che non sarebbe stata calcolata la prima casa ai fini dell'ISEE. Quindi l'ISEE deve scorporare la prima casa. Visto che lei ha finito la presentazione, se vuole usciamo un attimo. No, la presentazione la posso fare io. Appunto, quindi allora ci lasci. Io non so contestare le cose che stanno facendo una schifezza. Sì, perché la contestazione l'abbiamo capito. Se vogliamo andare avanti. Scusate, andate avanti. Grazie. Quindi a seconda di come è composto il nucleo familiare, il diritto di cittadinanza varia. Come il tetto massimo è stato messo 1330, questo è ancora il calcolo senza tenere conto di eventuali persone con delle disabilità gravi,
e comunque, come vedete, con quattro persone adulti oppure con tre adulti e due bambini, al massimo si arriva a 1330 euro. Sicuramente non sarà tantissimo, però comunque permetterà a questo numero familiare comunque di qualcosa. Allora, questa è la domanda, no, sono i casi, bene o male la persona che è singola, in modo da sola, se c'è il cuore a 780, due adulti con un figlio maggiorenne, eccetera, eccetera, 1280, insomma, vari casi, non sono quelli che ho visto prima. Queste sono le domande che vengono fatte più spesso. In caso di separazione, sulla separazione conta la casa nella quale si vive, e quindi se le due persone sono separate ma continuano a vivere la stessa casa, vengono considerate comunque facenti parte di assumo prefamiliare, e quindi si utilizza la scala di equivalenza e non si considerano due persone singole. Su questo, secondo me, si è esagerato un po', soprattutto con una modifica che è stata fatta alla Camera riguardo al riconoscimento del genitore naturale dell'eventuale figlio. Secondo me lì si è trascurato il fatto che magari spesso vi è comunque, diciamo così, un abbandono del coniuge da parte di uno dei due genitori, spesso lo stesso genitore non versa il dovuto al resto della famiglia, e lo stesso si è obbligati, per come reddito di cittadinanza, a fare comunque la somma dei due ISEE, la somma dei due redditi per calcolare il reddito vero e proprio. Su quello forse, secondo me, un po' di riflessione dovremmo fare. In caso di figli non conviventi, fino al sedicesimo anno di età, il figlio, anche se non è convivente, fa parte del nucleo familiare. Ok. Questa è una misura che è stata creata appunto per cercare di limitare le fuoriuscite del nucleo familiare apposta per prendere il reddito di cittadinanza, e anche questa forse è un pochino severa, però appunto è stata fatta per evitare appunto ciò che vi ho detto. Però comunque, se il figlio inferiore di 6 anni ha comunque dei figli o convive con un'altra persona, può essere considerato fuori dal nucleo familiare, quindi può chiedere il reddito di cittadinanza per conto suo. E in caso di dimissioni, in caso di dimissioni è stato previsto che tutto il nucleo familiare avrebbe perso il reddito di cittadinanza. Stiamo parlando di dimissioni senza giusta causa. Ebbene, è stata migliorata questa parte indicando che la famiglia continua a prendere lo stesso reddito di cittadinanza meno la parte riferita alla persona che rinuncia al lavoro senza un giustificato motivo. Ultima cosa, una delle cose che è stata aggiunta alla Camera, leggete qui, in caso di variazioni anagrafiche, è un po' l'esempio della separazione. In qualsiasi caso vi siano delle variazioni anagrafiche, fa conto il nucleo familiare rappresentato dall'abitazione nella quale si vive. E quindi fa conto appunto la scala di equivalenza creata su quel nucleo familiare. I doveri. Allora, il primo dovere che si ha una volta che si è reddito di cittadinanza e si è indirizzati verso il centro per l'impiego è quello di darsi disponibile al lavoro, di rendersi disponibile eventualmente a fare colloqui o a fare una formazione. C'è poi l'obbligo di cercare lavoro in modo autonomo almeno 2 ore al giorno, e poi c'è l'obbligo di partecipare ai progetti nel caso in cui il comune abbia costituito questi progetti. Ebbene, poi vi è l'altro obbligo, probabilmente il più importante, quello di accettare una proposta di lavoro congrua. Una delle tre proposte. Queste tre proposte vengono considerate congrue secondo diversi parametri o indici. Uno di questi parametri è la distanza chilometrica. Ebbene, se le proposte di lavoro vengono fatte tutte entro i primi 12 mesi, speriamo che sia così, sarà difficile, però speriamo, la prima proposta può arrivare fino a 100 km, la seconda proposta può arrivare fino a 250 km, la terza proposta può essere trovata su tutto il territorio nazionale. Sappiamo che non è bello, però sappiamo anche che molte persone si spostano probabilmente per cercare un posto di lavoro, sappiamo che sono le spese se ci si sposta, appunto speriamo che i lavori che vengono trovati magari a distanze notevoli possono essere comunque ragguagliati con degli stipendi che possono tenere conto di questo. Comunque, questi primi 12 mesi, superato il primo anno, anche la prima offerta di lavoro potrà arrivare a 250 km e la terza su tutto il territorio nazionale. Poi cosa succede? Che si arrivano ai 18 mesi, con i 18 mesi si chiude il primo ciclo di reddito di cittadinanza. Vi è un stop di un mese, poi la persona lo può richiedere. E questo è un bene, perché sono persone che comunque farà fatica veramente a trovare lavoro, magari non troveranno proprio, e quindi è giusto che per queste persone sia comunque data la possibilità di avere il reddito di cittadinanza anche per un periodo più lungo. Ed è una cosa che per poterla ottenere questa avrebbe dovuto lottare veramente con la Lega. La Lega avrebbe voluto troncare 18 mesi e basta.
invece noi siamo riusciti insomma a insistere e a mantenere questa cosa. Comunque dopo 18 mesi qualsiasi offerta di lavoro può essere appunto su tutto il territorio nazionale. Sono state fatte delle modifiche perché comunque sono le famiglie con i bambini e quindi se vi sono persone con disabilità le offerte di lavoro non potranno mai superare i 100 km e se vi sono dei figli minori per i primi 2 anni la terza offerta non potrà superare i 150 km. Non hanno neanche l'obbligo di fare per i disabili? Ah no, certo, i disabili poi hanno le loro normative, hanno la facoltà di poter fare la formazione e anche di provare ad andare a lavorare se vogliono. Cioè questa è anche una cosa importante, il disabile ha la facoltà di scegliere se andare a lavorare o no, perché alla fine obbligare una persona disabile ad andare a lavorare, magari un disabile grave, oppure obbligarlo a non andare, secondo me è una cosa che fa lo stesso danno e quindi automaticamente la cosa importante è dare la possibilità di scelta al disabile. Come dicevo, per la congruità poi vi è un altro parametro che è stato aggiunto al Senato, molto importante, che si avvicina molto a quello che verrà chiamato poi salario minimo garantito. Ed è appunto il fatto che è stato parametrato lo stipendio minimo che potrà essere offerto alla persona che percepisce il reddito di cittadinanza in 858 euro, cioè 780 euro quelli di prima più 10%. Questo è un parametro che già viene utilizzato per la NASPI, cioè per i fruitori dell'indennità di disoccupazione, e appunto per i quali lo stipendio che può essere offerto durante la percezione della NASPI è il 10% più alto di quello che prendevano prima, ebbene questo parametro è stato utilizzato anche per il reddito di cittadinanza. E quindi abbiamo questi due parametri che definiscono la congruità. Congruità è anche un aspetto semplice di congruità. Davide Treppiedi fa l'architetto, stanno cercando un geometra, no? Questo è un parametro di congruità. È vero che io sono architetto, ma sarò in grado di fare anche il geometra. E quindi di fatto, se non mi accetti questo lavoro, perdi il reddito di cittadinanza. No, una cosa molto chiara, così almeno riusciamo a capire anche cosa vuol dire congruità. Scusa se intervengo. Sì, no, è bene, è benissimo. Allora, qui praticamente come funzionerà un po' il processo di cittadinanza, all'inizio verifica se vi sono se la persona in possesso dei requisiti, dopo l'accettazione del beneficiario verrà contattato il centro per l'impiego per individuare il percorso di formazione e di inserimento nel mondo lavorativo. E dentro 30 giorni tutti i componenti maggiori del nucleo familiare, se non esonerati, devono dare la disponibilità al lavoro. Ci sono poi, questa le saltiamo comunque quello che vi ho raccontato qua adesso, quali sono i vari passaggi. E adesso siamo nel periodo in cui dovrebbero arrivare le conferme delle accettazioni, delle richieste, dovrebbero secondo me arrivare a giorni e verso fine aprile dovrebbero esserci le prime erogazioni. Verrà pagato, sapete benissimo, sappiamo ormai tutti, con una carta tipo carta di credito che serve appunto per fare la spesa, per acquistare bene i servizi. Potrà essere fatto un prelievo di importo massimo 100 euro e potrà essere utilizzato per pagare le bollette e per pagare l'affitto. E quindi insomma la cosa buona è che utilizzando una carta buona parte di questi 7 miliardi che verranno spesi per il reddito di cittadinanza potranno tornare sotto forma fiscale, insomma sotto forma di prelievo erariale, perché tutti i pagamenti sono tracciati e quindi si pensa che chi vende questi beni e servizi appunto dovrà poi dichiararli e quindi buona parte tornerà appunto come erario. Sullo stesso argomento viene da parlare della fatturazione elettronica, perché le cose sappiamo tutti che ovviamente non vanno molto bene dal punto di vista dell'economia, però sia a gennaio che a febbraio abbiamo notato un certo incremento del gettito IVA e quindi vuol dire che forse la fatturazione elettronica sta un pochino servendo e quindi dai, passo un pochino un passo. Questa mi sembra un po' tirata, mi scusi. Guarda, sono tutti gli indici riferiti al IRPEF, IRES, acconti con guai in gennaio e febbraio più bassi rispetto all'anno scorso. Con la fatturazione elettronica l'unico indice positivo è quello dell'IVA. Forse non lo so. Anche la produzione industriale, grazie a Dio, è andata bene questa volta. No, quello sì. Quindi poi, nonostante la fatturazione elettronica. Nonostante. Allora,
dichiarazione sostitutiva, questi vari moduli che vanno fatti. La domanda del reddito si chiama un modulo che si chiama SR180. Va fatta per forza la DSU, che sarebbe la dichiarazione sostitutiva unica, che serve per richiedere la tassazione dell'ISEE, ok? Ed è da fare prima della richiesta del reddito. Contiene tutte le informazioni reddituali riguardanti l'internuto familiare, patrimonio immobiliare, quello immobiliare, e chiesto a chi intende usufruire delle prestazioni sociali, non solo del reddito ma anche di altre cose. Poi ci sono altri moduli, che sarebbero il RDC e PDC ridotto, che sarebbero le comunicazioni a integrazione dell'ISEE. Perché cosa servono? Servono per comunicare se una persona ha trovato lavoro da quando ha fatto la dichiarazione dell'ISEE. E quindi serve per dire quanto è effettivamente il reddito in quel momento. Questa è una cosa fondamentale, perché il reddito di cittadinanza è un'integrazione del reddito. Logicamente se uno ha zero viene erogato al 100%, ma se il nucleo familiare è una persona che lavora, bisogna dichiarare in modo preciso quanto questa persona guadagna, e lo si fa attraverso questi moduli. Uno è l'SR182 e l'altro è l'SR181. Comunque li trovate tranquillamente su internet, ma è fondamentale il fatto che si capisca che va fotografata la situazione del nucleo familiare e viene poi calcolato il reddito di cittadinanza. Qua cosa succede con la persona che ha bisogno del reddito di cittadinanza? Viene comunque una squadra che lo aiuterà, quindi se verrà veramente formato verrà appunto indirizzato verso i colloqui o verso appunto centri per l'impiego o altre cose, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro. Se invece ha bisogno di ulteriore formazione, firmerà un patto per la formazione e quindi verrà così indirizzato verso gli enti interprofessionali oppure le agenzie per il lavoro o altre cose del genere. Però se non è in condizione di lavorare, appunto si siglerà il patto per l'inclusione sociale. Che questa parte è praticamente ciò che abbiamo ereditato dal REI. Siccome andava abbastanza bene la parte di inclusione sociale, così come disegnata nel vecchio REI, l'abbiamo ottenuta così. E quindi si chiede un contributo ai comuni attraverso i servizi sociali di trovare quelle formule basilari per riuscire ad aiutare la persona della sua inclusione sociale. Questo è importante. Tutte le persone che sono disoccupate e che non hanno l'ISE, che è 9.360, non me lo ricordo neanche quanto dice, possono accedere al patto per la formazione per inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi non solo il percettore di reddito, ma anche il giovane 25enne che non ha, o la 61enne che non ha lavoro, può fare accesso al patto per la formazione per inserirsi all'interno di una situazione lavorativa. Se Davide Tripiedi sta cercando una certa professionalità e ha un'azienda, non gli interessa se quella professionalità ha 61 anni, 63 o 25 anni. Io nella mia azienda non ragiono così. Se io ho bisogno di una persona che lei è capace di fare quelle robe lì, io l'assumo a prescindere dall'età. Qual è la questione altra? Che ci sarà il navigator. Il navigator è colui il quale indirizzerà la persona che è percettore di reddito di cittadinanza o no all'interno dell'azienda. E se il navigator vede che Davide Tripiedi, che ha 25 anni, ha delle qualità che il 61enne non ha, manda il 61enne. E quindi, dato che la signora ha molta energia, potrebbe lavorare ancora per 20 anni, andare in pensione a 81 anni, può lavorare tranquillamente. Bravo. Vedrà, signora. Ma che... ascolta, finisci. No, dopo, tu, dopo parliamo. Voi però avete detto dopo che parliamo. Le aziende che assumeranno. Dopo parliamo. Allora, le aziende saranno incentivate ad assumere chi è percettore del reddito di cittadinanza. Se allora, Davide Tripiedi. Che se io ho 61 anni, non sono. Davide Tripiedi ha il lavoro. E sta cercando una figura che nel reddito non c'è. Io, Davide Tripiedi, prendo la figura a prescindere dallo sgravio, perché se a me serve, no, io guarda, me lo prendo. No, poi non so come ragiona. Non ragionano così. Non ragiono. Quindi allora io rischio. A 40 anni sei già vecchio, perché vogliono pagare meno le persone.
persone di 20 anni, anche se non hanno esperienza, l'ho vissuta sulla mia pelle. Io in azienda rischio di prendere una persona, adesso io voglio conoscere quel malato mentale di imprenditore che rischia di prendere una persona che non è in grado di fare un bel lavoro a discapito di una persona che è capace. Ditemelo voi, ma ci sono altri imprenditori, no? Mi scusi. Imprenditori no, le banche sì, però lo ci sono dei imprenditori, ce n'è uno, ne conosco, e poi il salumiere vende prodotti, vende formaggio. Se a quel signore là gli dicono io ce l'ho il salumiere, c'ha 61 anni, signora mi faccia finire di parlare. Io sono andata a fare anche la gelateria, mi hanno detto lei è troppo vecchio, ok? Aspetti un attimo. Ma anche l'assicurativo la stessa cosa, ma anche l'assicurativo mi ha detto io sono una signora di 50 anni, se lei avesse avuto 50 anni l'avrei assunta, a 61 anni non l'assumo. Lei mi prende il salumiere, io non l'avevo. Mi faccia finire la gelateria. Ok? Gliela facciamo la domanda che affetta i prosciutti crudi, glielo diciamo, preferisci assumere una persona che è capace di fare il mestiere che ti rende di più in azienda o preferisci prendere un giovane che non è capace di fare determinate cose e ci vogliono 3 anni per insegnargli il lavoro, se lui ha emergenza adesso di assumere qualcuno che gli porta produttività? Domanda. Allora, aspetti un attimo, se sono un imprenditore serio che ho bisogno della professionalità assumerò chissà pur pagandolo di più, però c'è questo discorso qua, io adesso non so come funziona. Il problema è proprio quello, il problema è proprio la professionalità. È la professionalità che fa la differenza, se tu hai quello, se io sono bravo, a me non interessa se quello c'ha 50 anni o 60. Io non mi dica che sono fuori dal mondo del lavoro, dalla vita reale, perché io arrivo dal cantiere in una piccola azienda, sono nato e cresciuto in questa azienda e quindi mi sono immerso. Quella non era l'azienda del capo, quella era la nostra azienda. Se va male lui vado male anche io, quindi io mi impegno 2 volte per far sì che quello non vada male. Quindi è questo il principio. Poi, lei cosa fa? Ha mai fatto la gelataia? No. E allora che professionalità? E prendo il giovane che mi costa di meno e che è capace di fare quello, no? E questa è la logica. Allora qual è la logica? Noi dobbiamo formare le persone di 61 anni, nonostante l'età e nonostante, perché guardi che ha più energia di me, dobbiamo formarle e dobbiamo cercare di inserirle nel mondo del lavoro. Sa cos'è il problema? Noi nella tecnologia stiamo morendo di capacità e di competenze perché non riusciamo a formare i ragazzi nell'industria 4.0. Le scuole, oggi oggi le scuole di formazione professionale e le università sono indietro con i passi che la tecnologia ha fatto avanti. Questo è il punto. Allora, formazione specifica su tecnologia, robot, robotica, informatizzazione, tutte queste robe qua, oggi ne fanno pochi, quindi dobbiamo cercare di mettere insieme le nostre competenze, formare e per cercare di chiudere quel buco di competenze che ci servono per far sì di andare avanti e di non avere quel buco, come posso dire, di disoccupazione che c'è. Un altro esempio, Esselunga sta cercando di formare, sta cercando salumieri, macellai, non se ne trovano, signora. Quindi noi dobbiamo formare la signora che ha 61 anni a tagliare il filetto. Ma ora che mi formate, io sono quasi in pensione, se mai la prendo. Non posso però. Nel frattempo devo mangiare sì o no? Nel frattempo, o no? Cosa aspettiamo 3 anni e io intanto cosa faccio? Signora che sta morendo di fame e che gli manca il piatto del pasto. No, ma perché veramente... me lo offre il mio compagno, io non l'ho dovuto fare, io 2 anni fa mi sono separata. Io ho dovuto farmi mantenere da mio padre di 96 anni. 96 anni, è una vergogna questa, è una vergogna. Allora, non è limitato. Io mi chiedo. Dobbiamo cominciare a formare i giovani. Io ho chiesto anche al comune di Monza, perché io sono di Monza, mi sono sentita rispondere che le casse del comune erano vuote, non poteva darmi neanche 100 euro, perché prima c'erano gli immigrati prima di me, ok? Ecco, bravo. Io volevo sottolineare un aspetto. Come ho detto in
nella fase di introduzione, questa è una misura che a mio avviso è molto importante, l'ho già anticipato, che non risolve i problemi di tutti. Probabilmente ci sono problemi che non verranno risolti da nessuno, perché ci sono dei problemi evidentemente abbastanza ben radicati, di cui non è così facile trovare la soluzione. Non so se poi si vedranno dei numeri, però ritengo che questa misura sia una misura che ha un grandissimo potenziale, nel senso che coinvolge tantissime persone. Come tutte le misure, essendo molto innovativa, ha dovuto ereditare, me lo confermerà Daniele, tutta una serie di critiche, quindi adottare delle contromisure, che alcune le abbiamo viste, perché ovviamente c'è un problema di fiducia nei confronti di chi poi tenta di accedere alla misura. Già sentivo una signora che criticava, ma come lo calcolerete il reddito mediano, ma uno che dichiara poi. Quindi è chiaro che ha dovuto adottare una serie di contromisure. Io credo che l'importanza in questo momento sia quello di capire la misura, capire anche farsi un'idea di quali sono i margini di miglioramento, ma soprattutto misurare l'effetto, perché una misura può essere teoricamente bella quanto vogliamo, ma se non si misura l'effetto non siamo in grado di dire se fa del bene o no, se raggiunge il risultato sperato. Quindi sicuramente già il fatto di quante risorse sono state messe a disposizione, e tra virgolette lo sappiamo tutti quante risorse sono state messe a disposizione, perché i mezzi di informazione non si stancano mai di farci notare quello che manca per le finanze, non dicono mai quello che arriva ai cittadini, perché se dei soldi vengono spesi su queste misure per le fasce più deboli, ci fanno notare quello che mancherà sull'aumento dell'IVA, quello che mancherà magari su altre misure. Quindi questo secondo me è un primo elemento. Il secondo elemento, come giustamente diceva Daniele, il disegno si pone l'obiettivo di mettere in circolazione alcune risorse in quantità importante. Per la prima volta sono in una quantità di 780 euro, 500 che dir si voglia, non saranno uno stipendione, però per chi era effettivamente in situazione di difficoltà consentono un minimo. Questo minimo ci si aspetta che venga interamente speso. E non sono interessi alle banche, che già non sanno dove mettere miliardi di euro, che devono solo presentare i conti agli istituzioni, ma quel denaro non circolerà mai se non laddove rende. Ma sono soldi dati a persone che probabilmente, come dice la signora, appena li incassano, hanno già necessità di spenderne il doppio. Quindi questo sicuramente provocherà una circolazione di ricchezza ad un livello molto capitalizzato. E questo livello, come ci insegna il nostro imprenditore, poi provocherà la spesa sul mercato, l'accesso al negozio, il pane che se ne vende di più. Questo è quello che comporta, quindi è anche un secondo effetto di rimbalzo. Scusate, però vi dico, voi non avete considerato l'impoverimento della popolazione del ceto medio, perché è vero che ci sono sacche di povertà assoluta, tipo, no? Quelli che stanno però adesso veramente adesso però veramente la concorrenza tra i meno ricchi e i poveri, così è la lotta tra poveri, è meno poveri questa, nel senso che il ceto medio è diventato povero negli ultimi anni, ragazzi, ma di questo ci stiamo dimenticando. Non è perché io la casa che sono ricca, capite? Questo mi scorre. Allora la maggioranza ci sta dicendo che rispetto ai più poveri abbiamo dovuto considerare i problemi, bisogna risolverli, non crearne altri, oppure far finta che non ci sia e mettere sotto il tappeto, no, quello che la signora, questi vedere. Ragazzi hanno presentato un disegno di legge, delle caratteristiche, dei numeri, dei livelli, degli accessi, delle modalità di erogarlo. Hanno presentato i numeri delle persone che hanno fatto richiesta, ci hanno contato i numeri familiari che sono stati investiti da questa misura, stiamo aspettando di capire quanti verranno raccolti. Io non ho ancora capito il suo problema. No, io non ho ancora capito il suo problema. Quindi, non ho capito il suo problema. Lei sta solo dicendo che non gliel'hanno risolto, ma io non l'ho capito qual è il suo problema. Avete capito? Vabbè, ma cosa si è capito? Io ho un museo di 18.000 rotti euro, cioè il doppio per la casa, che non è né un tuburio né una reggia, è una casa normale, come più o meno. Se uno c'ha la casa, ma fatica per lì se. Ma sapete perché? Perché il signor Renzi, qualche anno fa, ha pensato bene di mettere 168, cioè la rendita catastale moltiplicata per 168, no? Che ti fa schizzare che siamo tutti ricchi. Siccome abbiamo tutti la casa, siamo tutti ricchi e sfondati, ok? E quella fregatura. Allora, loro anziché fare così, dovevano prima abrogare quel
quella schifezza che ha fatto il Partito Democratico, perché tanto loro le tasche piene ce le hanno, no? Tornare a calcolare l'ISEE, il valore della rendita, moltiplicata per quello che è il valore del sarebbe stato su più persone, non c'erano i soldi, okay. Non è tanto difficile capirlo. Come? Se si amplia la platea delle persone che possono prendere redditi di cittadinanza, allora, non hanno abbastanza soldi, cioè non è che ci vuole tanto. Ho capito cosa vuoi dire, ma allora no, è quello. Beh, allora, ma è inutile che ti arrabbi così, cioè, i soldi sono quelli. Ma non prendiamoci in giro però, non è risolto, con 1000 euro e gli danno anche da mangiare e la casa. Cioè mi dice che devo andare a fare la badante? Sto facendo un dibattito. Allora, innanzitutto lei signora non può sapere se io stia bene o stia male. Che il comune fa. Ora non tutti magari, non tutti i comuni magari saranno pronti su questo, ma per i comuni dove saranno attuati questi progetti verrà chiesto a una persona di regalare un numero minimo di ore per questi progetti. Questo numero minimo, prima un numero massimo, ed erano 8 ore. È stato stabilito che al massimo 8 ore possono essere regalate alla collettività in questo modo. Con il dibattito parlamentare, durante il dibattito parlamentare, queste 8 ore come massimo ci sono date, minimo 8 ore, e se la persona è disponibile, solo se la persona è disponibile, possono essere anche di più queste ore, fino a un massimo di 16. Di che progetti si tratta? E anche qui sarebbe gradito il contributo di Francesco. Sarebbero progetti, un po' quello che diceva prima, che non devono, le attività ricomprese in questi progetti non devono essere attività che il comune già fa, dovrebbero essere attività in più. E non deve essere un dare e ricevere, dovrebbero essere viste come delle ore che servono alla persona per mostrare quello che andrà da fare, per riuscire a ridare una ragione così alla persona per fare qualcosa, per motivarla e per fargli capire che comunque è una persona utile, come le persone appunto, come non meno rispetto alle persone che lavorano. E quindi pensiamo a quelle attività come ad esempio in campo artistico, culturale, magari anche la compagnia verso le persone che hanno bisogno di compagnia, mi riferisco magari alle persone anziane. Insomma, secondo me un comune potrebbe trovare molti ambiti dove riuscire a far lavorare queste persone per questo numero piccolo di ore. L'esempio che ci ha fatto prima Francesco attraverso le cooperative, perché no? Sempre che lo strumento della cooperativa non venga abusato come spesso avviene, però perché no? Se la persona può essere impallata all'interno di un'attività lavorativa tipo quella, non si esclude che poi magari possa essere inquadrata anche come persona assunta. Pensiamo ad esempio ai musei o ai parchi, dove magari ci sono delle ore di fruizione, oppure a tutte quelle attività che attualmente vengono svolte dalle associazioni. Ebbene, queste persone potrebbero dedicare 8 ore a queste associazioni per magari fare delle cose utili per la collettività. Chi sono le persone esonerate? Sono le persone che appunto hanno delle disabilità, questi obblighi, sono le persone che hanno delle disabilità e le persone che assistono figli fino al terzo anno. Quindi se abbiamo una coppia con un bambino piccolo, una delle due persone può essere esclusa fino al compimento del terzo anno di età del piccolo. Ebbene, regole e sanzioni. Si può essere logicamente esclusi dal reddito di cittadinanza quando non si seguono le regole. Le regole basilari quali sono che vanno rispettate? Innanzitutto bisogna sottoscrivere quello che ho detto prima, fatto per il lavoro, fatto per la formazione, fatto per l'inclusione sociale. Bisogna partecipare e quindi se non partecipi, sei escluso, le iniziative formative, ovviamente la formazione è importante, quindi se uno non la fa
senza giustificato motivo, può perdere il reddito di cittadinanza. Allo stesso tempo può perdere il reddito quando non segue quel progetto del comune che dicevamo di cui parlavamo prima, oppure può essere escluso se rifiuta la terza offerta congrua, l'offerta di lavoro, oppure può essere escluso quando non aggiorna in modo regolare e con precisione i dati riferiti al reddito del nucleo familiare, che è una cosa molto importante. E in questo caso si rischia, perché non comunicare o comunicare in modo sbagliato questi dati potrebbero anche comportare il carcere. Lo so che è una misura molto severa, però ci serve per appunto evitare che vi sia un abuso di questo strumento. Quindi il carcere è previsto per le persone che forniscono dati falsi per ottenere il reddito, oppure forniscono dati falsi per continuare a percepirlo. Una cosa positiva è che comunque le persone condannate per reati gravi come truffe riferite alle erogazioni pubbliche oppure macro terrorismo non potranno mai percepirlo per 10 anni. E una cosa invece buona, un'altra cosa buona, è il fatto che comunque gli ispettori dell'Istituto Nazionale del Lavoro possono quantomeno accedere ai dati IMSS per poter fare i controlli. Una cosa prima, un'altra cosa sul fondo che è importante su mafia e atti terroristi. Allora, chi è stato condannato per associazione mafiosa o terrorismo non riceverà il reddito di cittadinanza. L'abbiamo fatto la modifica alla Camera e l'abbiamo chiamata anche norma spada, perché gli spada, famiglia mafiosa di Roma, è andata a fare richiesta di reddito di cittadinanza. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo bloccato questa roba qua, quindi per chi è condannato per associazione mafiosa non percepirà la lira come il terrorismo, e tra l'altro i soldi che dovrebbe prendere questa merda, scusatemi se vado, se sono chiaro, andranno nel fondo per le vittime dell'associazione mafiosa. Quindi quei 780 euro che doveva prendere quel criminale glieli togliamo da lui e li mettiamo nel fondo per le vittime delle associazioni mafiose. Questa è una cosa bellissima che si è riuscito a fare. Spero che ovviamente con tutto il spero che non facciano neanche richiesta a questa gente qua che muoia in carcere tutta la vita, ma se dovesse succedere quei soldi andranno a finanziare il fondo per le vittime della mafia. Questo l'abbiamo inserito la Camera, scusa un po'. Non l'ho inserito la Camera. Scusate, chi si era chiesto di altri delitti, tipo allora, uccisioni, assassini, quel tipo lì, prendo le reddito. Mafiosi e terroristi. No, mafiosi e terroristi, magari uno che ha ammazzato la moglie e il marito, no? Scusa, va bene. Come? Parliamo la parte sugli incentivi, che secondo me è molto interessante, perché appunto vengono incentivate anche le aziende ad assumere persone che percepiscono le cittadinanze, ed è molto importante. Allora, l'incentivo più importante è quello riferito all'assunzione to cure, nel senso che la persona chiede la reddito di cittadinanza, trova lavoro, l'incentivo del reddito di cittadinanza non lo percepirà più la persona, ma lo percepirà la ditta. La cosa importante però per poter accedere a questi incentivi è che l'azienda deve caricare il suo posto vacante sulla piattaforma, che non è ancora pronta ma tra poco arriverà. Insomma, in questo modo avremo una piattaforma con tanti posti vacanti, e quindi magari anche i posti dove magari l'azienda fatica a trovare, oppure si dedica, oppure lo cerca qualcuno attraverso l'agenzia per il lavoro, oppure si troverà qualcuno, cioè trova qualcuno attraverso parenti e amici. Ebbene no, se vuole l'incentivo deve caricare questo posto vacante sulla piattaforma, quindi dovrà avere una piattaforma con tanti posti vacanti, questo è molto importante. Ebbene, in questo caso quindi l'azienda prenderà l'incentivo che potrà arrivare al massimo al ciclo intero di reddito di cittadinanza, tutto il primo mese della richiesta, quindi 17 mesi per essere 280 euro si può arrivare al massimo a 13.260 euro. L'importo minimo invece è 5 mesi. Cosa vuol dire? Che se l'azienda trova il beneficiario del reddito di cittadinanza che fa a caso suo, lo trova alla fine,
facciamo finta, trova una persona che ha già percepito 17 mesi di reddito di cittadinanza, ebbene non avrà un mese solo come incentivo, ma avrà come minimo 5 mensilità. Un'altra cosa buona è che questo incentivo può essere accumulato con gli altri incentivi. E cosa comporta? Comporta che l'azienda potrà veramente scontare tutti i contributi previdenziali che deve versare per quella persona, non li verserà più perché appunto deve riuscire dal reddito. Ma al sud, dove le misure sono ancora più forti per incentivare l'assunzione di personale, ebbene al sud potranno addirittura avere un credito d'imposta, perché ciò che percepiranno potrà essere accumulabile con tutte le misure, gli incentivi, gli sgravi fiscali che ci sono. Cioè abbiamo il resto al sud, lo sgravio fiscale per le assunzioni, cioè si possono accumulare. Un altro tipo di incentivo è quello dell'assegno della ricollocazione. Questo assegno è un assegno che io non conoscevo neanche, ho conosciuto con la cittadinanza, che c'era già ed era dei percettori di NASPI, cioè dell'indennità di ricollocazione. È un assegno che viene erogato all'agenzia per il lavoro, al tutor, potrà essere girato al navigator, insomma alle persone che si impegnano per trovare un lavoro ad un'altra persona, oppure che fanno della formazione. Difatti questo assegno varia a seconda del livello di formazione della persona. Se la persona è già formata, l'importo è basso, 250 euro. Se invece una persona ha bisogno di molta formazione, l'importo può arrivare a 5.000 euro. Questa sarebbe la dote che viene erogata alla persona che farà la formazione per questa persona che cerca lavoro. E si chiama assegno di ricollocazione. Può essere erogato al 100% per il lavoro a tempo indeterminato, ma anche per il lavoro a tempo determinato con un minimo di 6 mesi di durata. Invece per il lavoro part-time può arrivare al massimo al 50%. Un altro incentivo, secondo me, molto efficace è questo qua, dell'assunzione post-formazione. Perché l'incentivo che abbiamo visto prima, quello delle 17 mensilità, in questo caso viene diviso in due, tra l'azienda che assume e l'azienda che fa la formazione. E questo, secondo me, ha una base molto efficace, un'idea molto efficace, perché in questo caso entrambi questi soggetti hanno l'incentivo se la persona viene assunta, quindi chi fa la formazione deve fare una formazione fatta bene e deve sperare appunto di trovare un'azienda per la quale vada bene. Vi è un concorso di interessi che potrà portare alla formazione fatta bene e all'assunzione della persona. C'è un'altra differenza sostanziale che non succedeva nel REI. Cosa succedeva nel REI? Tu andavi a fare formazione e erogavano, o con la NASPI, erogavano questo assegno. Quindi non è che ti davano i soldi a raggiungimento dell'obiettivo, quindi trovi il lavoro, ti do il grano. No, fai formazione, ti do il grano. Noi abbiamo invertito questa cosa qua, abbiamo detto ok, fare formazione, ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è cercare il lavoro, e quindi l'obiettivo è, se mi trovi il posto di lavoro a ragazzo, tu ti prendi quei soldi. Queste sono piccole cose che fanno la differenza, quello che sottolineava Daniele. Invoglio l'azienda a fare formazione per bene, aumentando l'obiettivo di inserire nel posto di lavoro il ragazzo che ha fatto formazione presso la mia azienda. Oppure l'agenzia per il lavoro. O l'agenzia per il lavoro, certo. Sì, le agenzie per il lavoro come entrano in questo? Infatti l'agenzia per il lavoro che fa la formazione o potrà prendere l'assegno di collocazione che abbiamo visto prima, ma in più se fa la formazione fatta bene, diciamo così, utile anche per l'azienda, e in questo caso l'azienda quindi assumerà la persona se è formata bene, ebbene abbiamo un concorso di interessi tra chi fa la formazione e l'azienda affinché la persona venga assunta. E quindi lo stesso incentivo che abbiamo visto prima, 13.160 euro massimi, saranno divisi in due, metà all'azienda e metà all'azienda che assume e metà che ha fatto la formazione. Tra l'altro sarà Daniele Pesco, disoccupato, che sceglierà dove andare, sia dall'agenzia interinale o dall'azienda professionale del corso di formazione o da qualcun altro. Ma siccome abbiamo in questo caso il minimo prima era 5 mesi, quindi diventano 6 mesi, nel senso che se la persona viene formata bene, assunta al 17esimo mese, comunque vi è un minimo di 6 mesi che verrà appunto ripartito tra azienda e chi fa la formazione. E anche questo incentivo può essere accumulato con le altre agevolazioni. Poi abbiamo un altro incentivo che secondo me è più interessante, perché è riferito a chi il lavoro se lo crea da solo. E quindi alle persone
che aprono un'attività o aprono una partita IVA, si mettono in proprio, avranno a disposizione 6 mensilità di reddito di cittadinanza. Tutte insieme. Tutte insieme. In più, non ve l'ho detto prima, ma la persona che trova lavoro ha comunque un altro incentivo, che sono 2 mensilità di reddito di cittadinanza, cioè da quando ti assumono comunque hai 2 mensilità di reddito di cittadinanza. Ma poi viene anche un altro incentivo per chi trova lavoro, che è quello di poter dichiarare i redditi, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, all'80%. Vi faccio un esempio per capire bene che cosa vuol dire. Facciamo finta che un nucleo familiare ha un reddito di cittadinanza, che è a seconda dei redditi che ha, eccetera, eccetera, percepisce 1000 euro. Facciamo finta che la persona riesca a trovare una persona del nucleo familiare e riesca a trovare un posto di lavoro da 1000 euro. 1000 meno 1000 non dovrebbe più percepire il reddito di cittadinanza, giusto? Va a zero. Invece no, con l'incentivo dell'80% il reddito verrà calcolato all'80%, quindi 1000 meno 800, 200 euro. Che cosa vuol dire? Che la persona lavorerà, percepirà il suo stipendio di 1000 euro e in più avrà questa erogazione di 200 euro come, diciamo così, premio per aver accettato di aver accettato il posto di lavoro, che non è male. E questo non mi ricordo per quanto mi sicura, però mi sembra che mi legando il fatto della tua imprenditorialità anche al regime minimo della flat tax sulle partite IVA è una cosa importante, perché si incentiva la tua imprenditorialità, quindi si incentiva il giovane a dire provo a aprire una partita IVA su, che ne so, mi apro un e-commerce su YouTube, su eBay, vendo qualcosa e magari riesco a... Quindi si incentiva la tua imprenditorialità, è una cosa che secondo me, oltre a, come posso dire, all'incrocio domanda offerta, ma c'è proprio la persona che si attiva in prima, proprio in prima persona per dire oh, c'ho la possibilità, ci provo. Magari sa, perché poi le cose folli, le idee sono veramente, basta poco per poi mettersi veramente in un mercato del lavoro così, così aperto. Questo è l'incentivo per chi si apre una carriera, che si mette in proprio, ma non dimentichiamo la cosa più rivoluzionaria ancora, che la cittadinanza c'è e continua a esistere per le persone che comunque sono già autonome. Vi spiego meglio, non c'è mai stato un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi. Con i redditi di cittadinanza c'è, cioè, perché se la persona che ha un lavoro autonomo che non riesce a raggiungere i 780 euro se da solo, o i 1100 euro se sono in due, o i 1330 euro se sono in tre, ebbene se col suo reddito non riesce a raggiungere questi livelli, c'è il reddito di cittadinanza che gli darà la differenza. E questo resta anche per chi appunto si crea lavoro in modo autonomo. Quindi incentivo per partire, ma per le persone che sono già partite, che hanno già una loro attività, vi è comunque il reddito che gli permette di raggiungere quei valori. Scusa, quanto dura questo? 18 mesi, 18 mesi, poi abbiamo stop di un mese, ok, e poi può essere comunque richiesto. Scusa, ma questo come si concilia con il discorso dell'ISEE e con i redditi che non devono superare i 6.000 euro? Oggi la persona deve comunque rispettare quei valori. Allora c'è, grazie, c'è in relativo un'attività autonoma che se guadagni meno di 6.000 euro già devi pagare l'INPS 4.000 euro all'anno, che cacchio fai, scusa, eh? Per le persone che invece hanno più di 67 anni non si chiama più reddito di cittadinanza, ma si chiama pensione di cittadinanza. 65 anni senza l'obbligo di fare il patto per la formazione, senza l'obbligo di fare il patto per l'inclusione sociale. 67 è la pensione, arrivi la pensione. Sì, dubbio. Sì, no, infatti, 65. Cioè 65 interviene il reddito di cittadinanza, ti dà quei soldi, ma sei escluso dal patto per la formazione e dal patto dell'inclusione sociale. Sostanzialmente ti stanno anticipando 2 anni prima la pensione. Questa è la... No, questo perché appunto la pensione prima, ma con il reddito di cittadinanza le persone hanno l'assegno, le persone hanno l'assegno sociale, per passare dall'assegno sociale al reddito senza obblighi lavorativi devono avere 65 anni. Lo so perché noi avevamo messo pensione di cittadinanza a 65 anni. Abbiamo inviato il documento a Bruxelles e cosa ci dicono? State abbassando l'età pensionabile.
Allora abbiamo trovato la quadra diversa, allora facciamo così, abbiamo detto, mettiamolo a 67 e 65 lo escludiamo dal patto per la formazione, quindi di fatto hai trovato l'escamotage per dire, beh, abbiamo rinviato il documento a Bruxelles, ha detto va bene. Quindi solo perché abbiamo, se noi non avessimo neanche chiamato pensione di cittadinanza, quelli non se ne accorgevano. Certo. Siccome c'era proprio scritto pensione di cittadinanza ai 65 anni, allora dicono, mi state modificando la legge Fornero. Quindi abbiamo trovato questa forma. Grazie Davide. Però c'è questo, le leggi si fanno, le leggi si dicono. Allora è detto che la legge Fornero non si possa modificare. L'abbiamo già modificata. Appunto, sto dicendo che le leggi si fanno, le leggi si dicono. Assolutamente, assolutamente. Però c'è un problema di contabilità, quelle che sono gli europei, capito? Cioè la Commissione europea ci dice, sono problemi di contabilità e di come posso dire, di pensioni resti inattivo. Io sono convinto, anche se lo facevamo a 65 anni, rimaneva inattivo l'IMS, perché l'IMS è una garanzia. Ma comunque ci sono questi vincoli che purtroppo dobbiamo rispettare, che ci chiede la comunità europea, no, abbiamo trovato una quadra abbastanza. Sì, però siamo stati gli unici che dai 60 siamo andati ai 67. Concordo, perché tutti gli altri sono rimasti. Siamo il paese che va in pensione più tardi in Europa, con la pensione di vecchiaia. Noi per aver fatto i bravi, bravi siamo arrivati a 67, gli altri sono 64-65, si bilanciano. Noi siamo sempre sotto gli altri, sempre sopra gli altri. Il paese che va in pensione più tardi degli altri. La differenza sostanziale tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza è fatto con quello che sono gli obblighi della formazione del lavoro. E vi è un'altra differenza per quanto riguarda il reddito, perché vengono erogati un pochino di soldi in più per chi non ha la casa, nel senso che chi è in affitto, no scusate, chi è proprietario di casa, scusate, per chi è proprietario, non percepirà solo 500 euro, ma prenderà un po' di più, 630 euro. E questa è una cosa molto importante, perché comunque i proprietari di casa che percepiscono attualmente l'assegno sociale, che è di 480 o poco di più, potranno arrivare a 630 nel caso in cui fossero soli. Se vi è un nucleo familiare, comunque bisogna rispettare le altre regole. Comunque due persone che vivono insieme potranno raggiungere comunque 1032 euro. E con questo io concludo. È una discriminazione tra i giovani, tra quello che cerca lavoro, sì, che prende 500 più 250 e quello invece che non è più, non deve più cercare lavoro e prende tutto di più quell'altro che invece non c'è. Però ci siamo sempre lamentati dell'assegno sociale che 880 euro è poco, tipo secondo qua si piace qualcosa di più. No, ma era solo che c'è, nasce questa discriminazione. Poi è peccato che una persona che sta cercando un lavoro che potrebbe anche ottenerlo, magari invece dall'altra parte. La vera questione è, Davide, può un settantenne campare con 480 euro? No, no. Questa no. È la domanda. Può? No. Incrementiamo a 600 e poco, è meglio che 500, cioè questa è la questione. Davide diceva una cosa in più sulle pensioni. No. Pensioni. Allora, pensioni, tema molto caldo. Allora, quest'anno non è, cosa abbiamo fatto? Noi in via sperimentale per 3 anni stiamo cercando di fare, abbiamo fatto questa norma che è la cosiddetta quota 100. Si sommano i contributi che tu hai lavorato nella tua vita e l'età anagrafica, sommati 62 più 38 viene fuori il 100. Questo permetterà di andare in pensione a un sacco di persone, le domande richieste sono più di 100.000, non è vero che sono al sud, al nord, cioè il parametro di richiesta è omogeneo dal nord al sud. Quindi in via sperimentale stiamo facendo questa roba qua per cercare di alleggerire un pochino anche, come posso dire, gli anni lavorativi che una persona deve stare sul campo del lavoro. Cioè è una follia, secondo me, pensare di avere questo sistema molto rigido che ne parlavamo prima della legge Fornero,
mandare in pensione la gente a 67 anni e poi avere migliaia di giovani a casa disoccupati. Allora, uno dei punti fondamentali di questa norma è cercare anche non dare la meritata pensione a chi ha lavorato una vita, 38 anni sono tanti, e sostanzialmente cercare di avere il ricambio generazionale. Questo è fondamentale. Cosa non è automatica la cosa. Cosa? Voi pensate che è automatica la cosa. Aspetti. Ma non è così. Perché voi state facendo l'errore che non finisce. Sicuro nel pubblico impiego ci sarà un ricambio generazionale che oggi non c'è. Qual è l'altra partita che abbiamo messo in campo per cercare di invogliare anche il ricambio generazionale? È il divieto di cumulo con la pensione e con il lavoro. Perché cosa succede oggi? Molti che vanno in pensione con la legge Fornero vanno in pensione, poi prendono la pensione e lavorano. Quindi di fatto non viene inserito questo ricambio generazionale, perché il tizio che va in pensione occupa ancora il lavoro il quale ha lasciato. Quindi questo è un grosso problema. Noi cosa abbiamo fatto? Vietiamo il cumulo fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Quindi io ho 38 anni di contributi, ho 62 anni di età, per la legge Fornero dovevo andare in pensione con 42 anni e 10 mesi, quindi fino al raggiungimento del limite della pensione che dovevo andare in pensione con la legge Fornero non posso avere il divieto, non posso cumulare la pensione con il lavoro, con un altro reddito. Questa è una cosa fondamentale, a meno che non sia un lavoro di basso rango, cioè aiutare il comune con i voucher, quindi pagare con i prestito, quindi non bisogna superare i 5.000 euro annui nell'insieme totale, quindi sono piccoli lavoretti, non è uno stipendio fisso tutti i mesi. Altra cosa abbiamo fatto? Abbiamo bloccato l'aspettativa di vita. Cosa vuol dire? Allora, Maroni, perché dobbiamo dire anche di chi è la colpa, nonostante siamo a coperto, se vi vedono cancelliamo questo pezzo, scherzo ovviamente, l'ho sempre detto, non dirò sempre. Hanno inserito la speranza di vita. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente più andiamo avanti più capiamo. Allora, questo processo viene inserito per il percepimento della pensione. Allora, ogni 2-3 anni l'età pensionabile aumenta, contributiva, non quella di vecchiaia. Quindi, se io oggi posso andare in pensione donna con 41 anni e 10 mesi slegati dall'età anagrafica, io lo posso fare fino al 2026. Se noi non avessimo bloccato l'aspettativa di vita, migliaia di persone, donne soprattutto, andavano in pensione non più con 41 anni e 10 mesi, ma con 42 anni con 43 anni e 3 mesi. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Fino al 2026 abbiamo bloccato la speranza di vita sia per gli uomini che per le donne. Quindi i lavoratori precoci che sostanzialmente hanno iniziato a lavorare giovani non si vedranno spostare l'età contributiva fino al 2026. Quindi vuol dire che mantieni quel requisito per agevolare ancora di più l'uscita, e questa è una cosa importante. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso nei lavori usuranti, sono quei lavori che sostanzialmente ti permettono di andare un po' prima in pensione se tu fai l'autista degli autobus, piuttosto che il minatore, piuttosto che il cavatore, piuttosto che il lavoratore in catena di montaggio. Quindi ci sono un po' di varie categorie che vengono inserite nei lavori usuranti, e abbiamo bloccato anche in quella l'aspettativa di vita. Altra cosa che abbiamo fatto importante, a mio avviso, è la proroga di APE sociale. Quando ci dicono voi distruggete le cose con REI, potevate fare il REI, così almeno il reddito di cittadinanza, così almeno partivate con una cosa che c'è già. Ma siccome il REI a mio avviso era una cosa veramente, come posso dire, molto povera anche di moneta che davano alle persone, allora abbiamo voluto cambiare questo. Lei era stato fatto per anticipare qualche mese la probabile vittoria del Movimento 5 Stelle, è una teoria, però comunque sia stato fallimentare, perché comunque 186 euro di erogazione massimo è una roba veramente ridicola. Quindi cosa stavo dicendo? Ci dicono non distruggete tutto quello che abbiamo fatto noi, non è vero, perché se avessimo voluto distruggere quello che avevano fatto loro non rinnovavamo APE sociale. Cosa prevede APE sociale? APE sociale distingue
lavoratori gravosi, e quindi cosa succede? Permette di andare in pensione con 30 anni di contributi e 63 anni di età per varie categorie di lavoratori gravosi, quindi ci sono infermieri, muratori che prima non c'erano, nei lavori usuranti, perché la partita sembra uguale ma è completamente diversa. Il lavoratore gravoso è una cosa e il lavoratore usurante è un'altra roba. Sono cose che purtroppo sono emerse perché non si è riusciti a inserire all'interno dei lavori usuranti tutte queste categorie. E allora il PD si è inventata questa APE sociale che noi abbiamo prorogato, quindi non è vero che distruggiamo le cose positive che hanno fatto gli altri, anzi, dato che è sembrata una cosa, cioè ha funzionato APE sociale perché sostanzialmente il ceto più debole, i muratori, non hanno una, come una continuità contributiva come ce l'ha l'impiegato di banca, perché il muratore ovviamente cambia cantiere, si sposta, fa disfa, cassa integrazione, molte non vengono calcolate neanche ai fini pensionistici, quindi di fatto ha una media contributiva di 30-32 anni, quindi cosa avviene? Cioè, non possiamo permetterci oggi senza API sociali di mandare un muratore in pensione a 67 anni con l'età di vecchiaia, perché oggi la norma è quella, cioè purtroppo non siamo riusciti a modificare l'età di vecchiaia, però abbiamo dato uno strumento per uscire, anticipare decisamente a favore del lavoratore. Altra cosa che abbiamo fatto, opzione donna. Questo cosa comporta? Che migliaia di donne potranno andare in pensione con 58 anni di età e 35 anni di contributi. C'è un piccolo problema che è il sistema di calcolo della pensione, che è il contributivo puro. Quindi ho versato 100, mi ridanno 100. Ma se teniamo conto della speranza di vita, soprattutto delle donne, nel calcolo non ci si va a perdere tanto, perché se io ho 35 anni di contributi e potevo andare in pensione con 41 anni di età, di fatto anticipo di 6 anni la pensione e quindi allungo il percepimento della mia pensione. Questo è il calcolo che è stato fatto. Viene calcolata meno, viene calcolata meno la pensione. Assolutamente, perché è il contributo puro, è il contributivo puro. Però te l'anticipo di 6 anni. Però non prendi. Nell'insieme vai più o meno pareggio. Ma non c'è la tredicesima. No, nell'opzione donna sì. Ah, c'è. Nell'APE sociale non c'è la tredicesima. Mi scusi, ma fino a quando c'è questa opzione donna? Anche questo l'abbiamo prorogato per un anno. Ah, quindi quest'anno le donne che hanno 58 anni di età e 35 anni di contributi possono andare in pensione. Anche 60 anni e 35, che sia chiaro. Poi cosa abbiamo fatto? Il cumulo gratuito, cosa vuol dire? Il cumulo gratuito, chi ha gestioni separate diverse, quindi io ho versato in una cassa diversa da quella dall'INPS, posso mettere insieme, che non è la ricongiunzione, ma il cumulo, che sono due cose diverse. Quindi io metto insieme i contributi e posso andare in pensione con il calcolo di quota 100. Quindi anche questa è un'altra cosa importante che abbiamo fatto. Gratis, cumulo gratuito. Importante da sottolineare, che stanno veramente dicendo di quelle follie e bugie: chi va in pensione con quota 100 verrà penalizzato. Falso, vi spiego pagato anche per danni che ha fatto. È pagato per danni che ha contribuito. Bravissimo. Però risulta essere meno che. Vabbè, ma certo, perché risulta essere meno? Perché se io vado in pensione con 38 anni di contributi, o se vado in pensione con 42 anni e 10 mesi, faccio l'esempio dei maschi, teniamo conto, anticipo la pensione e quindi riduco il mio montante contributivo. Nella somma di divisione della pensione è normale che prendo di più se ho contribuito per 42 anni e 10 mesi, è normale che prendo di meno se ho contribuito per 38 anni. È proprio un calcolo proprio sbagliato.
ti volevo chiedere, è prevista una copertura dei contributi nel reddito di cittadinanza, una copertura figurativa della contribuzione INPS? Una contribuzione penso di sì, sono figurative, sì. No, praticamente no. No, non c'è copertura. No, è anche un incentivo per accettare un posto di lavoro. Anche il fatto di avere... Però dico, nel periodo che percepisci il reddito hai la copertura figurativa dei contributi INPS o no? No. Non c'è niente. Beh, l'ho fatto tante volte, in tanti casi. Perché per me non è chiaro il discorso. Sono figurativi, non sono reali. Ascolto varie televisioni, ma mai nessuno parla del problema che probabilmente io ho. Dopo aver finito il militare, a 20 anni all'epoca mia, si iniziava a lavorare, quindi 20 anni più 38, 58 anni. Io 58 anni ho fatto 38 anni maturati e 58 di età. L'azienda ha chiuso, quindi mi trovo in una situazione, non riesco a trovare lavoro, a 58 anni non posso chiedere nulla, devo aspettare 62 anni. Quindi in televisione non sento mai sento parlare sempre di persone che lavorano, lasciano a quell'età un posto ai giovani. Ma gente come me, che invece ha lasciato il lavoro per forzatura, perché l'azienda ha chiuso, quindi è costretta ad aspettare sempre meglio del 67, eh? Io aspetto il 62. Però la domanda che nessuno mi ha mai fatto è: ma quanto tempo dura questa storia qui? Cioè io che posso aspettare 2 anni, 3 anni, e dopo se qualcosa cambia cosa faccio? Aspetto fino al 67. Allora, è questa che non mi è chiara. Allora, anche qua si è ragionato in questi termini, ai vincoli di bilancio. La norma è stata fatta per 3 anni, quindi sostanzialmente è una sperimentazione. Chi vuole accedere lo può fare, chi no, non lo, è una scelta. Dopo i 3 anni invece? Dopo i 3 anni, ovviamente, io penso che ci sarà la proroga. Se dovessimo essere noi ancora al governo... Quello che penso anch'io. Cioè, lo facciamo. Esatto. Però non è con l'aria che tira, con l'aria che tira, se non potrà esserci noi ci sarà la Lega. E comunque la Lega è una battaglia anche della Lega, perché non questa roba delle pensioni. Non è la battaglia della Lega, è anche la loro battaglia, perché in Parlamento nella passata legislatura io, Claudio Cominardi, Tiziana Ciprini, lo stesso Daniele, ci siamo fatti un mazzo tanto per far capire a questi governanti, anzi mi dicono, questa è una cosa, mi dicono che grazie alle pressioni che abbiamo fatto noi è uscito il progetto APE sociale. Perché dico questo? Perché la politica si è sempre concentrata sugli esodati che adesso non esistono più. Io non sono esodato perché non faccio parte di quello. Allora la politica si è preoccupata di chi e chi abbiamo fatto 8 salvaguardie, abbiamo speso 11 miliardi di euro, noi ne stiamo spendendo 7 per mandare in pensione e ne abbiamo salvaguardate, sono andati in pensione 190.000 persone da quando abbiamo fatto la prima all'ultima, spesi 11 miliardi e abbiamo salvaguardato 109.000 persone, noi ne stiamo spendendo 7 e però per tre anni. Per 3, 7, 14, 21. Perché il problema sarebbe, appunto, quanto dura la quota 100? 3 anni. Allora è la sperimentazione. Se fortuna, no, quindi sono ancora punto da capo. Siamo punto da capo, dopo cosa succede? No, ma cosa, non possiamo dopo non prorogare un'altra. Come si è fatto con la questione? Magari non sarete più al governo. Ma ci sarà la Lega, non si preoccupa. Sicurezza la fa arrivato comunque. Arrivare a quota 100, la matematica dice che 38 anni per uno per avere 62 anni vuol dire che è iniziato a lavorare a 24 anni. Però la mia generazione non si iniziava a 24, adesso si inizia addirittura a 30 anni, chi è fortunato. Ma nella mia generazione, dopo il militare, 18 anni, 19, si iniziava nel mondo del lavoro. E nessuno riesce a usufruire di questo beneficio del 100 perché non hai 60 anni. Perché, siamo giovani. Cioè siamo fuori dagli esodati perché non abbiamo fatto accordo con nessuno. E quindi siamo su una barca che non sappiamo dove poter arrivare. Capisci? Però in televisione io non ho mai sentito parlare una sola volta, e ce l'ho tutte... Di questo argomento si parla sempre di persone che lavorano e lasciano il posto, ma di quelli che sono, e il Nord Italia lo dimostra perché nel periodo che ha chiuso la mia azienda, ne ha chiuse tantissime. Che lavoro faceva? Io lavoravo in Elchicaria con installatori dell'area 1400 persone hanno perso il posto di lavoro. Quindi
Ma quando ha chiuso la nostra azienda, ha chiuso tantissime persone, quindi nella mia situazione si sono trovati tantissime persone. Ed è un problema che coinvolge il Nord Italia. Il Nord Italia è una situazione che non sa più dove appoggiarsi. E, e difatti le domande mi fanno spesso anche a me ai banchetti. Fa, io sono come te, come si risolve questa situazione? Io ho detto, secondo me, se siamo al governo noi, riusciamo a stare al governo noi, probabilmente la speranza che in 3 anni diventano 6 ci sarà, no, questo no, non questo io lo ma se non ci siamo noi, perché stanno facendo di tutto per abbatterci, e grazie, mi sa che dobbiamo aspettare. No, no, non credo, non credo. Perché anche la risposta non la sappiamo dare. Allora, qual è la questione vera? Lo dovevamo fare questo ragionamento anche con l'AP sociale. Cambia il governo, non proroghiamo più. La questione vera è che se ci sono delle persone intelligenti al governo, e secondo me... Ho paura che su questo. Prorogheranno assolutamente, secondo me si proroga, perché la richiesta è tanta, 100.000 persone in 3 mesi, cavolo, e abbiamo ancora un anno davanti, voglio dire. E poi secondo me c'è un'altra partita da sottolineare, che il risparmio che deriverà da questa norma servirà per la proroga. Quindi cosa succede? Che se io stanzio per 200.000 persone, me ne richiedono 100.000 persone, c'ho un guadagno, no? Ma perché poi è una scelta. Quell'avanzo verrà ancora riutilizzato per prorogare la norma. Quindi questo è un aspetto importante da evidenziare. Posso approfittare l'ultima domanda? Ti capisco, anche perché poi... Posso approfittare l'ultima domanda e poi... Sì, sì, prego. Per quanto riguarda il reddito, io anche lì ho cercato di fare attenzione, magari mi sono perso qualcosa, ma le aziende che assumono una persona che ha il reddito di cittadinanza usufruisce del servizio perché dice tu per 18 mensilità li copro io, ma l'azienda se ti assume anche a tempo determinato, sappiamo bene con delle leggi che ci sono che dopo 18 mesi per incompressione con l'operaio o con chi assume, io ti licenzio, cosa succede? Cioè quello si ritrova di nuovo punto da capo. Cioè questa è una situazione che secondo me non l'ho letta neanche oggi, volevo cercare di capire come no, l'incentivo in quel caso è restituito, se la persona viene licenziata prima l'incentivo è restituito. Quindi se viene licenziata prima viene restituita, se viene licenziata completamente cioè secondo me dovrebbe obbligare almeno al datore di lavoro di ok, gli fai il contratto determinato, ma prolungalo per dargli una speranza a questa persona. Cioè, è stato messo il limite a 36 mesi, cioè se ne dice esatto. 36 mesi del sistema. Esatto, esatto. Poi comunque si dovrebbe riportare l'articolo 18 ma dopo questo finisce con il tempo per io approfitterei intanto per fare un applauso. Per il sindaco, visto poi che c'è spazio delle domande. Volevo chiedere se il reddito di cittadinanza influirà sui bilanci del comune. Questo l'avrei voluto dire, quindi ringrazio. Sembrava quasi concordata. Abbiamo parlato anche del REI, ad esempio, il REI come altre forme a livello di enti superiori che cercano di intervenire con un supporto di risorse sui casi diciamo, più debiti, passatemi in termini sociali, intervengono per la differenza e spesso a condizione che ci siano anche risorse comunali. Cosa vuol dire? Se il comune già abbatte ad esempio i buoni mensa piuttosto che eroga alcuni contributi, la forma di aiuto alla persona interviene per la differenza. In alcuni casi, questo ti parlo delle precedenti, in alcuni casi addirittura vedi l'approccio che è stato dato per nidi gratis, interviene solo se interviene nel comune. Per esempio, uno dei problemi, se ne è dibattuto anche in consiglio comunale, della misura di gratis, è che se il comune non ha fondi propri con cui abbatte la retta di accesso al nido, il soggetto non è titolato a prendere nidi gratis neppure se è nelle condizioni reddituali di farlo. Quindi questa era la misura. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'aiuto che viene dato alla persona è al netto dell'aiuto del comune, quindi il comune i suoi ce li deve mettere comunque. Okay, quindi per i comuni non cambia. Il vantaggio del reddito di cittadinanza è che interviene come misura aggiuntiva, quindi intervenendo come misura aggiuntiva in alcuni casi marginali potrebbe essere addirittura di sollievo per il comune, che potrebbe quindi destinare le risorse, che noi lavoriamo a risorse definite, destinarle ad ampliare la gamma. Perché? Perché se la persona con questa misura ha una disponibilità di reddito leggermente superiore, il comune deve
intervenire in misura ridotta. Quindi non interviene per la differenza, ma interviene in maniera diretta. Quindi soprattutto non va a calcolare le eventuali misure. No, no, perché si ingravano le risorse per il comune, quindi per il comune si fa prendere in casi, diciamo nella maggior parte dei casi, chi è diritto al reddito di cittadinanza probabilmente ha anche diritto ad altre forme di comune. Questo vuol dire che i sostegni si sommano e non lavorano per differenza. Questo secondo me è un concetto molto positivo dal punto di vista del comune, lo è perché in questa maniera, lo dico proprio in maniera molto banale, ci sentiamo meno presi in giro come amministratori, perché spesso vediamo la pubblicizzazione, quindi la comunicazione fatta su queste misure di sostegno, e poi andiamo a leggere regolamenti e vediamo che è buona parte, cioè noi pensiamo a un certo punto. Anche nel metano e nell'acqua spedate le sue funzioni, anche quelle lì. Non so, non mi ricordo se anche lì c'è questo tipo di meccanismo, però probabilmente sì, nel senso che anche l'abbattimento della bolletta rientra nella differenza rispetto. Anche questo succedeva con il REI. Con il reddito di cittadinanza la forma non è questa. Oltre a questa novità ci sono poi le altre che ha mostrato, per mio conto. Il fatto stesso che si cominci ad accendere un riflettore sul sostegno di chi tenta di fare impresa è un forte cambiamento e ovviamente va controllato, poi va monitorato per capire gli effetti che avrà. Però ci sono moltissime situazioni in cui è necessario, a mio avviso, cominciare a spingere e a riportare allo stesso livello di dignità chi prova a essere soluzione del suo problema, quindi a fare impresa anche individuale, rispetto a chi invece semplicemente si rivolge sul mercato del lavoro. Quindi secondo me anche questo tipo di disparità deve essere corretta. È chiaro che qui si apre poi un tema di dibattito enorme sul fatto, come giustamente suggeriva Alessandro, che il fatto che la fatturazione elettronica produca dei numeri in crescita a uno che ha sempre lavorato onestamente non gli può tornare. Però purtroppo certi fenomeni sappiamo che ci sono. Quindi direi che anche questo segnale è accompagnato da una, diciamo, da una serietà di controlli e di verifiche, è sicuramente un segnale. Chi deve evadere va giusto. Ma io non, diciamo, chi deve evadere io direi qualcuno ci prova. Sarei molto soddisfatto se potessimo anche noi vivere in un paese dove la certezza della pena, in questi casi, è assolutamente certa. Però adesso ci stiamo allargando, no? Ma dal mio punto di vista, prima ancora dell'evasione, il problema è di chi non rispetta i patti anche commerciali. Abbiamo parlato di quello che succede nei confronti dei dipendenti, ma soprattutto nei confronti dei pagamenti, perché tantissime aziende poi si trovano a dover chiudere o andare in crisi, non perché gli manchi lavoro, non perché il prodotto non si venda, non perché il costo del lavoro sia troppo elevato, ma perché i creditori non ti pagano. Abbiamo l'esperienza di Bramini. Questo che non va bene, quindi secondo me, oltre a queste misure che intervengono direttamente sull'aiuto delle persone, un'altra importante area che si dovrebbe riuscire ad aprire è proprio quella di dare gli strumenti alla giustizia amministrativa, alla giustizia, diciamo, che si occupa di questi casi, la giustizia civile, per poter intervenire in maniera pronta e certa. Me lo insegnate voi, credo. Peccato che il peggior pagatore sia lo Stato. Esatto. Noi. Comune di mercato, no, lo so, abbiamo un tempo di pagamento che siamo assolutamente lì, anzi siamo virtuosi. Alle volte dopo il tempo cerchiamo proprio di andare a pagare, perché qualche caso abbiamo pagato prima. Una domanda più avanti, ma prego. Non è mia, ma mi arriva dal gruppo di Gagliati, non è potuto venire, okay. Scusa tra omicena, mi raccomando. E Paolo dice, non vedi come il possibile aspetto negativo del reddito di cittadinanza, l'abbassamento dello stipendio medio del lavoratore nel giro dei prossimi 2 anni? Sarei molto interessato ad avere una tua risposta. Ovviamente tenendo conto il salario di 858 euro già stabilito. Ma non penso, anche il salario minimo che si sta inserendo adesso vuole essere una base al di sotto della quale nessuno dovrà andare, e quindi più spiccatamente per quei lavori nuovi, quale ad esempio i ragazzi con la bicicletta per portare le cose e altri settori nuovi della creati su internet. È quello che il
ciò a cui si vuole arrivare, quindi fare in modo che chi è escluso da contratti nazionali possa comunque trovare una base di partenza che è quella lì. Allo stesso tempo e allo stesso modo il reddito di cittadinanza non deve essere visto come una base di reddito, una base di stipendio come modello per le aziende, no, anzi il reddito di cittadinanza serve per le aziende per aumentare gli stipendi, tant'è che al sud, me l'hanno detto, non so se è vero, questa è una cosa che mi hanno detto, molti cosa fanno? Assumono, ok, e poi si fanno, pagano come contratto nazionale e poi si rifanno dare una parte in contanti, una cosa che secondo me servirebbe in carcere. Ebbene, con reddito di cittadinanza adesso i lavoratori diciamo che hanno uno strumento in più per dire no, guarda, tu quei soldi li devi dare tutti, perché sennò non è che possono licenziarsi, però diciamo così hanno qualcosa in più per come arma, diciamo di contrattuale, e quindi sembra che già siano un pochino salendo le paghe, però non ne sono certo, sono voci che mi sono arrivate, quindi non ne sono certo. Secondo me no, quindi è uno strumento in più per dire guarda che comunque lo Stato garantisce quello che non ha lavoro, quindi sa di regolare azienda che non puoi dare degli stipendi troppo bassi. Quando però ci accusano che il reddito di cittadinanza ha degli importi paragonabili a quello di un lavoro, mi viene da dire che appunto non è un problema del reddito che dà troppo, è un problema che spesso le paghe sono troppo basse, e quindi anche questo si ricollega al discorso che facevamo. Quindi come si risolve il problema? No, si risolve che le aziende devono riuscire a pagare un po' di più, soprattutto le aziende che fanno i furbi, insomma, che fanno i furbi. Invece non lo faranno, Ma nella slide, avevi detto che siamo un bambino sotto i 3 anni o uno o l'altro possono fare a casa, sì. Ma se danno un reddito di cittadinanza a famiglia, sono obbligati entrambi i genitori a fare ore per il comune? Perché devono più stare a casa? Pensa che gli obblighi vengono visti tutti nella loro competenza, quindi se c'è una persona esclusa rimane esclusa da tutti, invece altre persone invece no, dovrà seguire gli obblighi. Quindi diceva, uno può stare a casa se hanno un figlio di 3 anni, sì, ma sì, non devono andare tutti e due, quello che non ci va per sempre. No, penso che una persona si è esclusa da tutto, quindi anche l'autore per il comune, e invece l'altra persona invece dovrà tutti gli obblighi. Secondo me comunque, io penso che mio marito possa essere un fruttore della pace sociale, però attenzione che comunque chi accetta di farlo incentiva a lavorare meno, perché comunque se tu prendi una pensione ancora meno di quello che ti spetta e devi mantenere la famiglia, logicamente tu continui il tuo lavoro, perché non puoi, perché è nero, però con l'altro non c'è, mi sembra che non ci sia l'obbligo di non lavorare, c'è l'obbligo che non puoi lavorare, c'è l'obbligo, c'è il divieto di lavorare. Quindi la cosa sociale è una possibilità di pensione, giusto? Se la pensione è una pensione che tu possa essere chiedere a darmi, una pensione che possa lavorare lo stesso, quindi non in nero, non puoi citare anche i lavori. Sono una persona, no, spesso anche mi viene un'altra domanda, ma chi vive di lavoretti e cerca reddito come fa? Smette di fare lavoretti? No, continua a farli, però deve per forza farsi rifatturare, deve trovare un modo per fatturare. So che non è facile, però insomma. Altre domande? No, io volevo dire che tutti questi discorsi avranno vita breve comunque, perché l'avvento dell'automatizzazione, della robotica e dell'intelligenza artificiale dovrà per forza creare la necessità di trovare la maniera della redistribuzione della ricchezza. Quindi il reddito di cittadinanza potrebbe diventare reddito universale, perché non è che perderà sicuramente milioni di persone a posti di lavoro e non verranno integrati perché ci metteranno l'opportunità. Quindi o si fa a tavola rasa mazza, no? Le persone sono più ottimista, nel senso che questo passaggio comunque sarà graduale, come avviene appunto in questi 2 secoli, magari ci sarà un incremento un pochino più consistente, però comunque tutto sarà graduale, quindi mano a mano le persone impareranno a fare lavori nuovi, molto veloce. Scusa Daniele, una domanda relativamente alla quota affitto, no? Sì. L'aiuto per l'affitto. Come, essendo reddito di cittadinanza una carta elettronica, come fa il proprietario di casa
ad accettare una parte di quella quota, sì, della, allora, a farsi pagare, facciamo un bonifico, cioè, ah, quindi diventa anche bonificabile quel, sì, quel, sì, conto, sì, un importo che poi decide la persona, magari che la carta arriva, esatto, sì, 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 un bonifico lo puoi fare. No, la cosa che non ho detto prima sulla carta è che comunque bisogna spendere praticamente tutto, sì, se no il mese dopo, non mi ricordo quanti mesi dopo, ti detraggono il 20% della parte di spesa, e quindi non ti incentivo a spendere. E poi altra cosa, adesso non sono nominali, però più avanti può essere che diventino nominali, e può essere che ogni componente del nucleo familiare possa avere la sua carta, attualmente ce n'è solo una, c'è una cosa. Ma poi c'è un'altra cosa che volevo dire, ovvero queste cose qua, il bonifico e il 20% che viene tolto. Ok, grazie. Scusa, un comune che ha la lista delle persone che hanno il reddito di cittadinanza, mi fa fare lo svolgimento del lavoro, queste persone sono tutte tutelate anche a livello, ecco, assicurativo? Quello è rimasto, nel senso, per la c'era nelle slide, c'era la copertura INAIL. Sì, c'è la copertura INAIL, sì, c'era nelle slide. Pagata nelle slide. Quindi sono tutelate, ok. Sì, comunque, sì, perché l'ho chiesto se c'era anche il contributo figurativo INAIL, perché ho visto la copertura INAIL. In realtà, diciamo, come comuni dovremmo adottare anche altre forme di tutela, proprio più operative in base al tipo di lavoro. Quindi, ad esempio, il giovane che fatica a trovare lavoro ma sa utilizzare strumenti informatici, magari anche meglio dei miei dipendenti, ho un'età anagrafica piuttosto elevata, chiaramente non incorre in particolari, o meglio di me che sono giovane, non sia chiaro, ma non hai fatto neanche le slide, vuol dire che sei in difficoltà. Piuttosto che invece la persona che ovviamente si trova in una situazione di marginalità, quindi ha sviluppato una serie di competenze durante la vita lavorativa che difficilmente si adattano all'evolversi degli strumenti e delle tecnologie, però ha comunque un campo di impiego ancora importante, quindi può essere quello dei ruoli più operativi, più pratici. Noi abbiamo ad esempio sperimentato con successo nell'ultimo appalto dei cimiteri comunali l'inserimento di soggetti svantaggiati da questo punto di vista all'interno delle cooperative che fanno i lavori di manutenzione sui cimiteri. Quindi questi campi comunque il comune li ha a disposizione, in questi casi ovviamente lo strumento da mettere in campo è un pochino più delicato. Banalmente la formazione specifica, la dotazione di strumenti di sicurezza personale piuttosto che eventuali assicurazioni accessorie, questo è un elemento comunque molto positivo, questo anche per le amministrazioni comunali, perché sia sul primo versante che sul secondo c'è la possibilità di andare a inserire delle occupazioni, dei ruoli di cui oggi dobbiamo fare meno. Quindi noi, i comuni vivono di vincoli finanziari e tetti di spesa anche, diciamo, particolareggiati, per cui ad esempio per assumere, e quindi riaggancio a chi diceva non è automatico assumere quando le persone vanno via, in realtà nelle pubbliche amministrazioni quasi lo è, perché la pubblica amministrazione, oltre ad avere una dotazione di risorse finanziarie generali per poter pagare i nuovi assunti, deve sottostare a quello che si chiama limite assunzionale, l'ho imparato anch'io, cioè un limite finanziario figurativo che si alimenta con l'andare in pensione delle persone e si svuota con l'assunzione di nuove personale. Questo fino a un anno e mezzo fa, due anni fa, la persona che andava in pensione alimentava il fondo per una frazione del proprio stipendio. Quindi il meccanismo ti diceva, se uno va in pensione, cioè se due vanno in pensione, ne puoi assumere uno, no? Non subito, perché si alimenta l'anno dopo. Quindi è chiaro che questo succederà anche negli istituti, nelle scuole, questo sistema? Credo che anche le scuole, essendo come grave sulla finanza pubblica, perché è un meccanismo poi che ha delle distorsioni che dal punto di vista locale sono particolarmente antipatiche, perché considera un limite complessivo nazionale. Per cui lo spostamento di una persona da un ente ad un altro non è considerato aumento di spesa. Quindi ci sono degli enti che perdono persone e non ricevono quote assunzionali. E già questo crea degli scompensi. Anche per le scuole succede una cosa del genere. Quindi l'assunzione nella scuola è governata da un limite assunzionale, oltre che da un bilancio. E questo fa sì poi che ci siano precari, così come gli enti spesso utilizzano prestazioni particolari da tempo determinato, in passato anche, diciamo, in maniera al limite del dovuto o anche di là dal limite del dovuto,
per cui sono meccanismi che veramente ingessano. In questo momento la configurazione è un attimino più agile perché si sta intervenendo nella semplificazione dei meccanismi assunzionali. I comuni necessitano comunque di nuovi lavoratori, specialmente lavoratori di una certa qualifica, e questi avvii di pensionamento aprono la prospettiva del modello di quota assunzionale. Quindi sicuramente le amministrazioni vivranno un periodo di difficoltà, perché attualmente la norma prevede sempre che se io ho una persona che si pensiona nel 19, la quota la ottengo nel 20, quindi avrò comunque un periodo di difficoltà, però mi si liberano posizioni e risorse. Quindi per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni il meccanismo è quasi automatico, nel senso che c'è una forte pressione, una forte volontà di assunzione, ma non c'erano in questo momento presupposti. Con il pensionamento si creano i presupposti. C'era scritto il slide con una disabilità grave o disabili. Che differenza fa? Nel senso, come si può accertare questo? È più roba di sanità questo. Sono tutto questo tema, così come si chiamava l'INSEE, ovviamente, la necessità di un'azione rapida che in qualche maniera inattaccabile ai diversi livelli, spinge a dover adottare dei sistemi di riconoscimento del bisogno che siano già consolidati, tra cui l'ISE e la certificazione di disabilità. Quindi in termini di certificazione sanitaria della disabilità sono già previste una serie di gradazioni, io non saprei adesso indicarle, ma non è una cosa che indica la legge. Quando la legge fa un riferimento a un termine che sembra generico, disabilità grave, in realtà fa un riferimento, fa un riferimento a un termine molto preciso. No, allora le pensioni di invalidità è come se facessero reddito, cioè non vengono integrate dal reddito, non vengono integrate, ma vengono, cioè non si prende qualcosa in più in sostanza. Invece si prende qualcosa in più per tutte le altre cose per le quali non è necessaria la prova dei mezzi, cioè queste cose non fanno reddito. Ora è un pochino articolata questa parte, però ad esempio l'accompagnamento invece non fa reddito. E quindi se una persona prende l'accompagnamento potrà percepire il reddito di cittadinanza e in più accompagnamento. Le cose che do per certe sicuramente sono queste. Invece per la pensione di invalidità, no, se una persona prende già la pensione di invalidità, al massimo con reddito di cittadinanza potrà ricevere l'integrazione per arrivare a 180 o 1000 eccetera eccetera. Ma come se la pensione di invalidità faccia un reddito. Purtroppo sì, anche sempre per la questione di risorse di tutta la roba. Altre domande? Allora, io ringrazio Daniele. Fare i complimenti a Francesco e alla giunta di Vimercate perché sono stati i primi che incompetenti sono altri, abbiamo una squadra di competenti, bravissimi, capaci e soprattutto hanno una voglia di cambiare il paese. La rivoluzione delle farmacie, di mettere gli avanzi per le persone, per le nascite, per i bambini, cioè abbiamo questa cosa. Poi ne ha fatte talmente tante che magari qualcuno ha mi riesce a riuscire a ridurre un pochino anche le tasse. E alla sua giunta, perché in questi anni hanno dimostrato che con senza una lira, perché noi siamo veramente con il pezzo al sedere, con voglia e con capacità di gestire la cosa i risultati possono arrivare, e Francesco e la sua giunta è l'emblema di questo. Quindi grazie dal profondo del mio cuore e di tutti i brianzoni che ti guardano sempre con attenzione, e sarai il futuro.
grazie. Organizzo la serata, però. Grazie.